Exodus TV è nel Palabasket Dino Pagano, dove siamo stati già e dove abbiamo avuto il piacere di presenziare all'inaugurazione di un centro che è a tutti gli effetti un fiore all'occhiello. E stiamo vedendo, mi distraevo perché il Sora era quasi andato a canestro, ma il Vero li contrattacca. Infatti le squadre sono in campo per la partecipazione a questo triangolare che vede anche i padroni di casa, ovviamente, del Cassino, per un'occasione assolutamente importantissima, il Memorial in onore di Anna Palumbo. Noi ringraziamo il Basket Cassino di averci invitato a questo evento. Ricordare una persona cara fa sempre piacere a tutti quanti. Il basket tante volte unisce in queste manifestazioni che sono molto utili a tutti quanti. In questo momento un tiro libero per la squadra del Sora, che sta conducendo 43 a 17 contro i padroni di casa del Cassino. Oramai è un appuntamento fisso che abbiamo messo e non mancherà mai di esserci questo appuntamento. L'importante è che il nostro pensiero va sempre alla Caranda. Siamo venuti qui per fare questa riunione, insomma un torneo per questo evento. Sono sempre belle cose e è bello anche che siamo tutte squadre sociali. Ha ragione chi dice che i sogni impossibili non esistono. A luglio noi ci trovavamo in una situazione che sembrava davvero complicata, poi con la buona volontà, l'impegno, la determinazione siamo riusciti a raggiungere questo risultato che per noi è enorme. Al di là di quelli che poi saranno i risultati sportivi alla fine dell'anno, però comunque riusciamo ad aggregare più di 100 ragazzi con più di 100 famiglie, tutti, anche stasera si vede, tutti presenti, tutti uniti, e questa è una cosa veramente importante per noi. Ah, noi tenevamo moltissimo a questa organizzazione di questo memorial. Purtroppo Anna Palumbo ci ha lasciato troppo presto. È stata per noi una persona eccezionale, perché una dirigente, una tifosa, i figli giocano con noi, quindi è stata sempre vicina alla casa del basket e alla famiglia del basket. Fare un memorial per lei era molto importante e ci tenevamo in modo particolare.